Sull'ordine dei lavori. Grazie signora Presidente. Ieri il Presidente del Consiglio su Facebook ha detto che oggi, entro questa giornata, avremmo avuto la possibilità e il privilegio di leggere finalmente l'articolato della legge di stabilità. Dopo la presentazione delle slide, signora Sì, però. Presidente, è un fatto molto grave che dopo Presidente. 6 giorni Presidente Scotto, né però. il Senato, né la Camera, né il Quirinale abbiano questo testo. Le chiediamo di Presidente Scotto, la trasferire ringrazio, ma lei questo sa che questi problema. sono interventi da fine seduta, però abbia pazienza. Allora, andiamo avanti. Quindi, andiamo avanti, siamo all'articolo 5, dichiaro aperta la votazione. Scusate, devo annullare la votazione. Allora, è in dichiarazione di voto, Presidente Fico, prego. Prenderò esattamente 30 secondi per ribadire il concetto grave, l'articolo grave che è contenuto nell'ultimo articolo di questa legge. State facendo, Sottosegretario, lo dico anche a tutto il Governo, alla maggioranza che adesso voterà questo articolo 5, un atto gravissimo. Il direttore generale diventa in corsa dopo essere già stato nominato amministratore delegato. Era un qualcosa che non era mai successa, soprattutto di un amministratore delegato con pieni poteri che girava a braccetto alla Leopolda col Presidente del Consiglio. Noi siamo molto preoccupati e io credo che voi abbiate fatto questa accelerazione su questo provvedimento per trasferire immediatamente i poteri al nuovo direttore generale, al nuovo amministratore delegato. Adesso questa legge andrà al Senato, sarà blindata, non tornerà alla Camera, la voteranno al Senato e 2 settimane dopo ci saranno le nomine dei nuovi direttori. E allora lì si misurerà l'indipendenza di Campo dall'Orto e si misurerà la buona o la malafede del governo della nostra nazione. La ringrazio.